Che due coglioni, come si cazzo si fa a giocare 80 minuti del genere? Anzi, tutta la partita, veramente una partita di merda, non potete dir di no, perché figa, tutti molli, errore di Teo Hernandez neanche in Serie B lo facevano, e Donnarumma che non era neanche in porta, veramente scandaloso. Oggi il Milan veramente male, tutto da 4,5-5, cioè ragazzi, già tanto l'abbiamo pareggiato perché loro sono rimasti pure in 10 e noi... Abbiamo fatto due tiri in porta, che ci è andata bene, che Auge ha segnato, perché sennò era veramente una figura di merda. Meno male che abbiamo pareggiato, sennò qui ci veniva a prendere per il culo mezza Italia, come ha fatto col Benevento scorsa settimana alla Juve. Cioè, ragazzi, era peggio sta partita, veramente. Sta partita qua ci allontana dallo scudetto, purtroppo. Dobbiamo stare con i piedi per terra, puntiamo alla Champions League. Ragazzi, è andata così. Non mi aspettavo questo Milan, sinceramente, veramente sono incazzatissimo con molti calciatori, da Theo Hernandez che fa un errore, ripeto, cioè un errore inguardabile, veramente, Donnarumma che non resta in porta, ma anche i vari Bennasser che ha giocato male, che si è giocato male, Çalhanoğlu troppo molle, Ibra stessa cosa, cioè 10 fuorigiochi di Ibra, sempre in fuorigioco eravamo, sempre in fuorigioco, oh, non ce la facevo più, partiva alle bestemmie fra poco, durante la partita. Sono entrati bene Auge e Tonali in partita, secondo me, Rebic abbastanza, però tutto il resto titolari veramente male, da Krunic, Çalhanoğlu, da Castiglieco, a Ibra, attacco veramente male. La difesa, raga, la difesa non ha giocato malissimo, secondo me. Purtroppo abbiamo preso quel gol lì su un errore di merda di Theo Hernandez, che non si fa neanche in Serie B, Donnarumma non era in porta, quindi poi il Milan, dopo 11 contro 10 perché la Samp ha avuto l'espulsione, ha provato a pareggiare, però non si può pensare di puntare allo scudetto giocando una partita del genere. Io ho detto che erano 10 finali, almeno qua, queste 4 partite qua erano da vincere assolutamente per crederci ancora. Adesso sinceramente io non voglio perdere le speranze, però se giochiamo così e soprattutto con questo pareggio, raga, ci allontaniamo tantissimo. Già eravamo lontani prima, adesso ci allontaniamo ancora di più. Quindi adesso puntiamo alla Champions League, se poi l'Inter farà i passi falsi vedremo, però ragazzi, così non si va da nessuna parte, cioè dobbiamo alzare il livello assolutamente, dobbiamo essere più cattivi, con più voglia, con più determinazione. Forse alcuni calciatori erano stanchi perché comunque tornavano dalle nazionali, però questa prestazione è inaccettabile, l'ho detto già, è inaccettabile perché veramente per 90 minuti mi partiva le bestemmie, passaggi sbagliati, di tutti, passaggi sbagliati, idee sbagliate, fuori giochi, giocatori che facevano i cross sbagliati, cioè ragazzi, tutto sbagliato per 90 minuti. Poi, fortunatamente, Auge ha fatto un bel gol. Fortunatamente, però, veramente, raga, sono deluso, sono arrabbiato. Mi aspettavo nettamente un Milan migliore, anche perché comunque potevamo andare a meno 3 dall'Inter. Ora siamo ancora a meno 5, però l'Inter ne ha due da recuperare. Capite che comunque l'Inter si avvicina allo scudetto, anche la Juve è più dietro. Quindi, ora aspettiamo le altre partite, però sono molto, molto deluso. Fatemi sapere cosa ne pensate, ripeto, secondo me tra i migliori metto Auge per il gol, metto Tonali perché è entrato bene e metto Tomori che comunque secondo me ha giocato bene. I peggiori metto Krunic, Castiglieco, Çalhanoğlu, ce ne sono tanti, Ibra, Bennacer, Theo Hernandez, ce ne sono tanti oggi ragazzi, veramente è difficile trovare un peggiore in campo, forse Theo Hernandez per l'errore, però molti da 5, molti da 4,5, poi domani faremo le lavozzpagelle. Comunque mi raccomando un commento qui sotto. Restiamo comunque carichi, sempre accanto al nostro Milan, vediamo cosa faranno le partite oggi. Un like a questo video, iscrivetevi al canale, mi raccomando, continuate così con campanellina per essere aggiornati. E niente, ci vediamo domani con le lavozzpagelle, sempre Forza Milan, bella!